Andiamo in casa Sersale, ringraziamo il co-presidente Gallo per l'attesa. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera, ben ritrovato Emilio. E allora, ancora prima di parlare della partita, in settimana lei ha reso noto un bel gesto, riavvolgiamo il nastro, torniamo a giugno, questa consegna, seppur simbolica, della medaglia di primo classificato da parte dell'ex presidente del San Biase appunto al Sersale. Ecco, questa cosa vi riempie ulteriormente di orgoglio, acuisce un po' l'amarezza di una partita che, ricordiamo, ha avuto un epilogo con quel rigore discusso. Ecco, cosa lascia questo gesto, che comunque resta un bel gesto di amicizia compiuto? Sì, un bel gesto di amicizia, un gesto nobile. Mi sono emozionato moltissimo perché mi ha chiamato Luigi Fazio dicendo che voleva venire alla partita, poi gli ho detto sì, sei nostro ospite, vieni tranquillamente. Poi ha voluto entrare negli spogliatoi e davanti la squadra mi ha consegnato questa medaglia da primo classificato, perché secondo lui siamo i vincitori morali. Proprio un gesto che vuol dire tanto, proprio un gesto veramente nobile. Per il resto andiamo adesso ai temi di questa stagione. L'esordio è stato assolutamente duro, perché la Paolana è una delle squadre più accreditate, il Sersale tra l'altro aveva anche qualche assenza ed è uscito fuori un pareggio dove soprattutto nel secondo tempo la sua squadra ha interpretato molto bene la partita. Quindi domani a Roccella cosa ci dobbiamo aspettare? Guarda, domenica scorsa sicuramente possiamo prendere per buono il pareggio, anche se ci sta un po' stretto, perché il secondo tempo meritavamo più, sicuramente abbiamo giocato meglio di loro, l'abbiamo chiusi nella loro metà campo, abbiamo avuto molte occasioni però non siamo riusciti a sfruttarle. E domenica sicuramente incontriamo una squadra forte, una squadra che viene dalla Serie D, con una società che ha dimostrato di sapere il fatto suo, un allenatore lo stesso, Galati, quindi che fa molto, è molto bravo con i giovani. Hanno fatto lì un mix tra giovani e giocatori esperti, e sarà una partita molto difficile, sarà una partita tirata, perché anche noi recuperiamo i due squalificati, Tassoni e Nisticò, quindi ci presentiamo là con la squadra tipo. Ecco, prima il presidente Logri parlava della composizione della società, nel vostro caso è la continuità in società e anche in gran parte nella rosa e nello staff tecnico, con la conferma di Saladino. Questo può essere uno dei modi per superare al meglio le difficoltà organizzative, non solo, che il Covid ci ha fatto ereditare, perché oltre una sostenibilità data magari da un taglio dei rimborsi anziché dall'intensivo utilizzo dei giovani, anche comunque avere una società quadrata può essere un punto di forza? Sì, per noi sì, perché è un gruppo già amalgamato, anzi devo fare i complimenti sia al mister sia a tutti i calciatori che al mini torneo per poter iniziare, per poter partecipare, si sono dimezzati i rimborsi spese, questo gli fa onore. E quindi siamo partiti con le conferme da quello che loro avevano già fatto, sicuramente abbiamo aggiustato qualcosina sui rimborsi spese, però siamo quelle società che non andiamo a spendere molto vista la crisi che c'è in giro, e il gruppo ci ha aiutato tanto. Un'ultima domanda, la partita di Roccella, poi ci sarà la Coppa e la Morrone, un calendario molto intenso, la squadra è al completo o potreste ancora regalare qualcosa a Saladino per aumentare il tasso di competitività? Guarda, noi siamo lì per chiudere per un altro attaccante, speriamo che arrivi nella prossima settimana, e poi abbiamo concluso le operazioni.
l'unica cosa, under o over questo attaccante? Così iniziamo. No, è over, over. Ah, over, under, siamo messi bene. Però possiamo iniziare a scandagliare per vedere se becchiamo il profilo. Va bene. Presidente, va grazie, bene. Ci vediamo domani.